consegnata al ministro dei beni culturali Alberto Borisoli. Diventa così realtà la tessera dal costo di 5 euro che permetterà per 12 mesi di entrare gratis in tutti i musei civici della capitale e nella grande maggioranza dei casi di visitare anche le relative esposizioni temporanee, 29 solo nel 2018, è riservata ai residenti italiani e stranieri, ai domiciliati temporanei e agli studenti universitari, potrà essere acquistata a partire dal 5 luglio negli stessi musei, negli infopoint turistici e online sul sito museicomuneroma.it. Sarà nominativa e potrà essere rinnovata ogni anno. I romani possono sostanzialmente iniziare a entrare e a uscire dai musei esattamente come se fosse un altro pezzo della città, cosa che sino ad oggi è stato un pochino più difficile per l'esistenza di un biglietto, insomma di una tariffa all'ingresso. C'è la convinzione profonda che partecipare alla vita culturale, godere del proprio patrimonio, l'arte, sia uno strumento di ricostruzione delle relazioni civili. Apprezza l'iniziativa il ministro Borisoli, che annuncia progetti di collaborazione con il Campidoglio e non esclude di poter esportare in altre realtà italiane la MIC card. Il problema da affrontare, secondo il ministro, è il divario esistente tra alcuni siti e monumenti molto attrattivi e altri che non hanno abbastanza visitatori. È un problema di visibilità, è un problema di avere un bene culturale che sia, come dire, valorizzato abbastanza. Il fatto di dare dello spazio e della possibilità ai cittadini di vivere anche quelli che sono i beni di casa loro. Se strumenti come questo, o simili a questo, che magari si ispireranno a questo, possono aiutare a raggiungere questo obiettivo, penso che questo sia un buon punto di partenza. Al Museo Nazionale